Solo Champions è offerto da Ben ritrovati nel dopo partita di questo Solo Champions. E noi siamo chiaramente tutti un po' abbattuti perché il Bologna perde in casa anche dal Lille, fa il suo primo gol in questa competizione europea con Lukumi, ma dispiace perché ha raggiunto l'1-1, sembrava anche un buon momento per la squadra, poi sono arrivati i guai, un altro gol subito e da lì la squadra si è completamente disunita e nonostante i quattro attaccanti nel finale non è riuscita più a creare pericoli, non è più riuscita neanche a stare in partita, dava proprio l'idea che fosse di fatto terminata già ampiamente prima. Dispiace, ma chiaramente insomma l'avversario era molto forte, anche se il Bologna ci ha messo un po' del suo negli errori per facilitare le cose, soprattutto in occasione del primo gol. Tra poco giro in studio per commenti a caldo con il nostro Mimmo Maietta, Marco Salicini, Jack Bonora, l'avvocato Cardi, poi avremo anche Manfredi dallo stadio, ma abbiamo iniziato la trasmissione collegandoci con il botteghino di Zocca che riapre solo dopo le alluvioni per ospitare i tifosi a vedere il Bologna. Immaginiamo che questa sera non ci sia un clima particolarmente felice, però il fatto già di stare tutti insieme a guardare il Bologna, ne hanno passato delle peggio, no? Gli avventori del botteghino. Rita, veniamo da te. Assolutamente, assolutamente. Prima vi abbiamo mostrato un po' le immagini appunto di dei tifosi che guardavano la partita, la maggioranza di loro è già andato via, ha deciso di andare a casa dopo questa partita. C'è un po' di amarezza, ovviamente la gioia per il gol di Lukumi e subito dopo invece la amarezza per il gol del vantaggio che è arrivato dopo soli 3 minuti. Chiediamo allora a chi è rimasto insomma un commento su questo Bologna, l'amarezza appunto per questa sconfitta in casa. Ci si credeva dopo il gol del pareggio momentaneo di Lukumi? Ci si credeva, ma questa è l'ulteriore dimostrazione che purtroppo l'illusione è durata poco, è una squadra non attrezzata per questo campionato, per questa serie. Basiamo tutti sul campionato e speriamo bene il prossimo anno, ma quest'anno ormai è più una delusione che un'illusione. Migliore in campo Skorupski? Assolutamente, se no era una goleada, assolutamente, se no andavamo a casa col canestro pieno. Grazie, qua abbiamo mostrato prima anche il biglietto, vogliamo sorridere anche un po' in questa serata, un biglietto originale, lo stiamo mostrando, Bologna Internazionale, insomma si parla pareggio di Roma, c'è chi ha visto appunto il Bologna in alto in altri momenti. Sì, era un altro Bologna, sicuramente molto più forte di quello di oggi, non si può paragonare diciamo. Allora ci si divertiva, andavamo allo stadio, ci si divertiva. Io personalmente sono andato a vedere anche lo spareggio di Roma e siamo stati tutti contenti. All'arrivo abbiamo avuto un mare di gente che ti aspettava, col treno siamo arrivati. Stasera purtroppo è andata così. Eravamo felici perché avevamo pareggiato dopo un gol fortunoso fatto da... E poi dopo abbiamo avuto un grande Skorupski che ha fatto 3-4 interventi veramente eccezionali. Noi non siamo più riusciti abbiamo avuto qualche palla pericolosa, però noi abbiamo degli attaccanti che purtroppo non riescono a finalizzare le poche cose buone che fanno, ecco. Un ultimo, vogliamo salutarci con il proprietario del bar del botteghino, sappiamo che c'è più gente, di solito molti erano allo stadio oggi perché questo rimane appunto un punto di ritrovo anche se non è proprio aperto ancora del tutto purtroppo per quello che è successo il 19 ottobre. Sì, in verità il bar si riempie molto di più quando c'è una partita in trasferta, molti amici erano allo stadio a vedere la nostra squadra del cuore dal vivo che anche stasera un po' ci ha deluso. Era una partita molto molto importante per noi, dovevamo fare risultato pieno, non credo bastasse anche il pareggio. Guarderemo le prossime partite con un occhio di riguardo, un po' di nostalgia perché forse la Coppa dei Campioni quest'altro anno non ci arriveremo, però la squadra del cuore è il Bologna, si tifa il Bologna nel bene e nel male.
Giustissimo, grazie Fabrizio, grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e vi aspetto quando riapro anche la trattoria. Facciamo grazie. L'avvocato di Cittura. Grazie. L'avvocato sarà la prima. Grazie, l'avvocato ha già detto che sicuramente ci sarà. È la bene, grazie. L'avvocato. È la prepista. Grazie Sabrina. Allora, noi vi salutiamo qui da Botteghino, dalla bar del Botteghino di Zocca. Vi restituiamo la linea e buon lavoro a voi. Grazie Rita, grazie tante. Grazie a tutti, ovviamente, gli ospiti. In bocca al lupo per una pronta ripresa a tutta la zona, chiaramente, che ha avuto sicuramente problemi più seri del calcio. Mimmo, come possiamo commentarla? Commentare questa serata che chiaramente porta delusione, perché come dicevano i nostri tifosi che abbiamo sentito, dovevi vincere. Però la cosa bella che ha detto è se ti fa Bologna nel bene e nel male, certo. Quindi va benissimo. No, io l'ho vista primo tempo tutte e due le squadre un po' contratte, si studiavano, ha avuto più occasioni, poche occasioni, più il Bologna. E poi c'è stato questo erroraccio, questo regalo ai minuti finali del primo tempo dove ha portato il vantaggio il Lille e niente, poi il secondo tempo sono entrati un po' amareggiati i giocatori, quindi hanno fatto fatica, abbiamo rischiato di prendere addirittura il secondo gol. Poi niente, con passare del tempo, dei minuti, ha preso coraggio, fatto bene, ha cercato pure diverse occasioni con Dall'Inca che ha sbagliato un gol clamoroso, poi abbiamo guantato l'1-1, ma è durato pochissimo. Durato pochissimo, ecco, e poi Skoruski ha veramente salvato il risultato da una goleata. Mi dispiace anche perché mi ha fatto capire, guardandola, perché alla fine, vi ho detto prima anche parlando con Marco, che negli ultimi minuti non si poteva commentare. E ti fa capire, ecco, che il Lille appena ha accelerato un po' ha fatto subito il 2-1. Noi abbiamo macinato per fare l'1-1 e questo è il risultato. Dispiace da morire, perché oggi era la nostra portata, anche se, ripeto, davanti a noi c'era una grandissima squadra, perché è nelle prime otto nel campionato di Champions, però secondo me questa era la partita giusta per fare benissimo, invece ce ne ritorniamo a casa con un 2-1 eppure male. E allora ti anticipo già le domande che tanto farebbero i tifosi da casa: era meglio partire con Castro invece di Dall'Inga, visto che finora ha dato la dimostrazione di essere una certezza rispetto a Dall'Inga? Ma sai, italiano li vede tutti i giorni, poi certo. Ha puntato Dall'Inga dall'inizio della Champions fino alla fine, a sto punto sì, poteva fare il cambio, però ecco, l'ha vista in questo modo, l'ha preparata in un modo dove cercava di puntare più in profondità, Dall'Inga con la gamba che aveva e con le sue qualità andava spesso in profondità, però ecco, dispiace perché Dall'Inga non ha inciso dall'inizio questa Champions. Vero. È questo. Assolutamente. Questo dispiace, poi a forza insomma di parlare della teoria del ketchup, però se lui non si sblocca, stasera va bene un gol annullato, ma quello di testa grida vendetta, quello sbagliato. Ecco, è un errore, l'ha fatto il difensore, si nota di più, l'attaccante però è un grandissimo. È come l'errore di Posch che ti fa subire gol, perché lì se fai gol cambia la partita. Certo, la riapri. Hai ancora più minuti per giocare, per andare a certo. Fare il 2-1, invece l'hai subito. Sì, Dall'Inga, ecco, posso capire, sbagli una partita, due, ma qua si sta parlando che è un periodo. Quindi mi dispiace perché hanno puntato tantissimo su questo ragazzo che in questo momento sta facendo fatica. Questo è il problema. Questo è un dato incontrovertibile. Perché se non fai gol lo prendi. Quindi vado a vedere poi sul taccuino gol fatti di Dall'Inga. Zero. Marco, qual è la tua sensazione a fine gara? La cosa che ti resta da una serata come questa? Purtroppo siamo continuamente in Champions sul medesimo copione. Anche stasera incontriamo una squadra più forte, ce la giochiamo alla pari a testa alta.
È una partita indubbiamente importante, ma è importante perché, come un po' spiegavo all'inizio, le prossime con che spirito ci vai? Va bene, è una vetrina, puoi avere la motivazione di farti vedere, ma non hai più l'obiettivo, insomma, finale, che chiaramente è fondamentale, secondo me, quando ti applichi, chiaramente in generale nella vita, no? Ma nello sport in questo caso, insomma, nel calcio. E partite con questa intensità, perché comunque il gruppo nostro è particolarmente forte. Tu, tra l'altro, se vogliamo mettere i puntini sulle i sulla questione fortuna sfortuna, in Champions hai magari beccato bene sulla prima fascia, sempre con squadre fortissime, hai beccato meno bene sulle altre fasce, vedendo anche gli altri risultati, vedendo le prestazioni che sfoggiano. Quindi partita ad alta intensità che andrai a giocare, come ci arrivi, come ti comporti, e qui appunto non sto chiedendo di arrivare in fondo in Champions, dico di arrivare chiaramente alla fine per avere, secondo me, partite che ti aiutano a crescere. Le prossime, ahimè no, sono d'accordo con l'analisi di Mimmo, stasera una gara alla portata. Ecco, gli aspetti positivi, Ferguson è un giocatore molto forte, quindi a vederlo in campo tutta la partita, non me l'aspettavo io che l'avremmo visto così presto, sono molto contento, sono contento che abbiamo segnato su un calcio piazzato, perché era un po' un handicap che avevamo. Gli effetti negativi, oltre ovviamente, no, al risultato e al cammino e alla Champions sfuggita via, speriamo, ecco, che non ci siano delle scorie, perché è noto che dopo il gol subito tendiamo a subirne dall'inizio ad oggi il gol abbastanza presto. Arrivi da due sconfitte consecutive anche contro la Lazio, arrivi da delle reazioni che a me piacciono pochino negli atteggiamenti che hai dopo, certo, dopo il gol. No, ma sai, una squadra molto spenta, io capisco che sia difficile. Le reazioni non individuali, cioè la reazione della squadra. No, la reazione collettiva, sì, nel senso che... Cioè, la mancata reazione. La mancata reazione, okay. Con la Lazio sei in 10, eccetera, però non la giochi zero, la giochi meno 20, stasera... Hai fatto molta fatica a rientrare in campo, hai fatto bene 10 minuti, poi alla fine mancavano 15 minuti e capisco che le gambe siano pesanti. Però ecco, mi auguro sabato sera abbiamo una partita contro il Venezia di non vedere brutte cose, brutti segnali. Chiaro. Jack, so che hai già le pagelle, ma aspettiamo, sì, ancora un attimo. Non dai. C'è fretta, dico prima la mia per quanto riguarda neanche tanto la partita, perché sulla partita avete già detto cose sacrosante, ma adesso parliamo di 5 partite e noi dobbiamo prendere coscienza di una cosa. Il Bologna non è competitivo in Champions League, non potevamo sapere quanto non fosse competitivo, ma il dato di fatto è che la società ha fatto una scelta che in parte posso capire, perché come dico sempre, se tu vuoi essere competitivo in Champions League devi mettere sul tavolo altri 150 milioni. Non li metti, lo capisco, perché la consideriamo la famosa gita enogastronomica, ma il risultato è questo. Una volta ti asfaltano quelle più forti perché sono più forti, ogni tanto quelle che tu pensi che sono al tuo livello non sono al tuo livello perché vengono a batterti a Bologna, una volta 1-0, una volta 2-1, una volta sbagli una cosina. Perché? Perché la somma di tutte queste piccole cose determina il valore della squadra. E il Bologna è una squadra che è miracolosamente arrivata a qualificarsi per la Champions League, che non può competere in Champions League. Può fare delle oneste partite, ma alla fine mi pareggi con lo Shakhtar e poi arrivederci e grazie. È stata una bellissima vacanza, ce la siamo gustati, andiamo a Lisbona, godiamoci la città, accettiamo di perdere. Il Bologna non è una squadra da Champions League, che però ha giocato la Champions League e ci ha fatto sentire orgogliosi di vedere la nostra città rappresentata ai massimi livelli europei, ma a livello sportivo 5 partite dicono, signori, è un altro sport. Eh sì, caro avvocato, che il Bologna non arrivasse ai playoff lo si poteva prevedere, però magari si sperava che fosse un cammino meno, cioè che magari fino all'ultimo un minimo di speranza, poi magari non ci arrivi, ma io, così... Io da parte mia sono un po' preoccupato, ma ti spiego perché. Io sono convinto che abbiamo una squadra forte, non abbiamo una squadra mediocre. La nostra squadra, secondo me, è forte. La cosa che mi fa veramente preoccupare è che mentre, diciamo così, questi stessi giocatori in passato, subendo un gol, reagivano come se non avessero subito nessun gol, oggi come oggi si spengono. Allora, per quale motivo succede questo? L'ha detto giustamente prima lui, noi abbiamo visto con la Lazio, preso un gol, ci siamo squagliati come neve al sole. Oggi, preso un gol, ne abbiamo ripreso subito, fatto un gol, ne abbiamo ripreso subito un altro e ancora ci siamo squagliati e non siamo più riusciti a creare azioni di gioco pericolose. Questo perché?
dato che il 90% dei giocatori, quando mi vengono a dire sono Virdè e Calafiori, non è vero, non sono due giocatori che ti cambiano e ti danno quella determinazione che occorre. Qui manca determinazione, manca concentrazione durante tutta la partita e nel momento in cui subisci si vede che non ti senti più sicuro come l'anno scorso, non capisco perché. Non capisco per quale motivo, forse è venuta con la mancanza di risultati, diciamo così, di vittorie di inizio anno, si è un po' spento quel credere in se stessi che avevamo, non lo so. Questa cosa che è hai toccato un punto molto importante, infatti volevo chiedere a Mimmo, cioè l'anno scorso la sensazione, senza parlare del piano tattico né fare i paragoni con Motta, era però che il Bologna fino al fischio dell'arbitro era in partita, sempre, anche se stava perdendo, poteva arrivarti un gol nel recupero. È vero che quest'anno, per un motivo o per un altro, è come se ci fosse una resa, cioè arriva il gol e pensi vabbè, finito, cioè dopo non hai più quella sensazione che possa capitare qualcosa fino all'ultimo. Vero, quest'anno è un dato di fatto. Ecco, e secondo te è una questione più psicologica, più di fiducia in se stessi, più di quello che ti trasmette l'allenatore, che cos'è? Sono tutte queste componenti messe insieme, anche la mancanza di risultati. La mancanza di risultati nel Champions e quindi ti fa non te la fa vivere serenamente, con la paura di riperdere di nuovo, non essere in fiducia, ecco, tutte queste cose poi piano piano vanno avanti e l'accumuli negativamente. Oggi hai reagito sull'1-0, ci è voluto un po', hai reagito, hai trovato un gol anche in palla inattiva, finalmente, però poi di nuovo, visto il Lille spingere di nuovo, fare un gol 2-1, te ne poteva fare 3-4. Ah sì, quindi è proprio un cambio proprio di mentalità c'è stato tra l'anno scorso e quest'anno. Proprio diciamo un po' impauriti, non voglio esagerare proprio con la parola, però come ha detto prima l'avvocato, per me questa è una squadra forte, con un gruppo forte e sano, che in questo momento normale, ha dei problemi. Smarrito un po' di certezze, anche sì, proprio di fiducia individuale. Anche sì, quindi, perché io non posso vedere, ecco, ne parlavo prima con Marco, appena hanno spinto Ndoye, si lascia cadere, stai per beccare il secondo gol del 2-0. Quando lui, uno come lui, l'anno scorso o pochi mesi fa, aveva protetto quella palla e aveva preso fallo. No, poi l'altra cosa che devo dire, piccole cose che però cosa che devo dire, a un certo momento tu hai Ndoye che non gioca da un mese e mezzo, quell'altro che non gioca da un anno, fai fare 95 minuti a tutti e due, io non lo so, questa è poi una scelta Ferguson, perché a quel punto metà partita la giochi in 9. Voglio dire, penso che con Ferguson in campo hai giocato in 10. No, però voglio dirti chiaramente, certo, il Ferguson di oggi è un Ferguson che è in una percentuale ridotta. Allora, ma visto come è andata, io poi a volte mi mimetizzo anche nel mister. Vista come è andata la partita, a questo punto, sì, a quel punto gli Ferguson fai fare, gli fai fare bene, per il minutaggio, per dargli fiducia, per tante cose. Vista come ti, è andata ti faccio la un discorso per me facile da fare. Allora, Orsolini non la piglia mai, Ndoye non la piglia mai. A un certo momento sai però che se Orsolini casomai ti piglia una palla ti può fare un gol, quest'altro non te la fa neanche se si trova 10 volte davanti al portiere. Te cosa fai? Cambi quello che ti potrebbe fare un gol o quello che il gol non te lo fa mai? Io cambio quello. Questa è una nostra, è un nostro pensiero, però ti ripeto sempre, Italiano a lui piace giocare con i piedi invertiti. Sì, vabbè, lo so. Allora, allora metti Carson dall'altra parte o chi per esso. Che oggi non ce l'hai, perché che oggi non ce l'hai, lista quindi, UEFA, hai non capito, c'è, non c'è. Quindi alla fine come fai? Devi lasciare su quello lì. Devi lasciare lì. Vabbè, poi fino alla fine Nick Junior l'ha messo. Non so. Odgar ha giocato con 4 attaccanti, ha fatto un 4-2-4. Sì, sì. Le ha provate in ritardo, ma le ha provate. È proprio una questione di mentalità, perché poi posso anche levare Ferguson e mettere un altro centrocampista, metto un po' Bega, che mi dà più sostegno fisicamente e più inserimenti, però se la mentalità è quella, è quella.
Altra cosa che non cioè, mi... io ho messo, potevi mettere anche 5, 6 attaccanti. Altra cosa che non mi piace. Ma non hai quasi tirato in porta lo stesso, hai capito? Anzi. È quello che, che a livello europeo vedo, a livello europeo vedo dei gol con dei tiri da fuori area incredibili. Noi non facciamo un tiro da fuori area. Lì Francesco c'è un problema secondo me di qualità, perché tu tante volte tre quarti, lato corto, ci arrivi, arrivi al tiro, Ondoye, Ferguson, Fabian stasera. Dico bene, facciamo dei tiri. Calci con però quello problema di qualità, però l'allenatore lì ti porta ad arrivare, però lì è un problema di qualità, cioè capito, altrimenti lì non ci arriveresti. Holger si arriva a tirare. Infatti, però, ecco Marco, la qualità questa qua ce l'avevi l'anno scorso, ce l'avevi pure all'inizio anno, o no? È che in questo momento è smarrito. Oddio, a questi livelli bisogna anche renderla comparabile, ovvio. Perché tu mi insegni che poi la palla ti arriva, cioè sei di fronte a un'altra squadra per intensità, dinamica, la palla ti arriva in una certa maniera, ci arrivi prima, dopo ci arrivi meglio per calciare, quindi c'è anche quel discorso lì. Secondo me l'allenatore, perché io no, insomma, mi sono complimentato a inizio partita per come prepara le gare, sicuramente a livello di gestione, di cambi, per tempi, a volte per scelte, meno bene, poi bisogna responsabilizzare i giocatori sulle partite di Champions tutte che abbiamo visto, perché se io nella mia vita spesso e volentieri ho visto uscire squadre italiane perché quelle quattro occasioni, quattro che avevano contro Barcellona, Big, no, eccetera, non le sfruttavano, tu che sei Bologna non ti puoi permettere di non avere cattiveria e o di buttare via quelle occasioni. Se tu la palla di Daliga, ma anche molte altre che gestisci, che ho citato male, di situazioni in aria, non le concretizzi, non ce la fai, cioè, non ce la farai mai contro queste squadre a questi livelli, mai non ce la farai, non può permettere. Quella tigna che devi quella avere quando sei lì che devi... e spaccare la porta. La cosa bella era proprio questa, quella tigna, come hai detto, che è... perdevo palla, ma ce n'avevo tre che la conquistavo. E andava subito, si riaggrediva. Era bello quella... proprio, da... io veramente, esatto. Ma anche in campionato ce l'hai ogni tanto, è che proprio in Champion... Sì, sempre fatica. Un pulcino bagnato. Ecco, sono due squadre diverse. Io vedo due squadre diverse: Champions e campionato. Questa partita, aspetta, attenzione, perché le altre partite, io con Liverpool, con la Aston Villa, tutte le altre. No, quella con Liverpool è stata quella con Liverpool, abbiamo giocato alla pari. Io sto analizzando però sempre con la sensazione che le altre giocassero all'80% e tu al 120% per riuscire. Poi appena loro alzavano il 5% di intensità. Però lì io ai ragazzi cosa gli dovrei dire? Hanno dato, ecco, hai detto, certo, il 120%, ce la mettono, quindi tutta. Chapeau, anzi, devi solo applaudire. È che stasera, proprio parlo stasera, sì, stasera in particolare, invece di dare il 120% come è il loro solito, hanno dato quel 90%, che il 90% ora loro in questo momento in Champions non si possono perdere. Non basta. C'è Luca Pinkerle nella Mix Zone. Luca! Ciao, buonasera a tutti, ciao Sabrina, sono passati prima Skorupski e Fabian, abbiamo raccolto le loro dichiarazioni, insomma, volti scuri, tristi, come è giusto che sia, non si parla ancora di aritmetica, però il colpo duro è stato incassato e quasi non riuscire a trovare un perché queste parti si ripetano gli stessi errori, perché ci siano questo tipo di prestazioni, quindi è ovvio il livello della competizione è alto, ma il Bologna insomma sembra non essere mai padrone di quello che vuole fare dentro al campo. Questo è forse uno dei problemi. Giovanni Fabian, che ha giocato gran parte della partita, ha cercato anche di rompere un po' le linee di passaggio avversarie. Skorupski ancora una volta si è dovuto presentare in conferenza stampa, comunque davanti ai giornalisti Mix Zone, come uno dei migliori in campo. Oggi credo che la partita di Skorupski abbia dato la dimensione di quanto sia cresciuto non soltanto in Serie A ma anche a livello europeo. Oggi una delle certezze del Bologna in assoluto si chiama Łukasz Skorupski e la partita di questa sera lo ha dimostrato ancora una volta. Il Bologna non manderà più altri giocatori, quindi perché allora le loro due dichiarazioni e niente, volti molto tristi, hanno capito i giocatori che insomma la classifica è sempre più difficile, quasi impossibile da ribaltare. Ripetiamo, l'aritmetica ancora non c'è, i calcoli da fare sono tantissimi, perché oggi comunque si è conclusa il girone. Manfredi, il microfono. Assolutamente si è concluso tutto, però bisognerebbe fare tanti tanti calcoli per capire dove potrà andare il Bologna fino alla fine.
felicità pochissima, nonostante il pregol segnato, perché questo era uno dei, degli obiettivi del Bologna, però gli errori che si ripetono, di appena fatto gol subito un altro. Non abbiamo provato a capire quali fossero un po' le spiegazioni di Skorupski e Fabian. Insomma, le risposte non ci hanno troppo convinto, ecco, diciamo che si va sempre sul punto del lavorare e cercare di fare meglio, anche se cosa fare meglio forse non l'ha capito nessuno ancora, ecco. Poi è difficile che magari lo vengano a raccontare a noi nel post partita, insomma ci sta, poi sono ragazzi, non spetta loro, no, risolvere i problemi, però capiamo. Adesso li andiamo anche a sentire magari, Luca, da chi partiamo, chi è più incisivo dei due, te lo chiediamo in presa diretta. Chi? Skorupski, decisamente. Okay. Allora, per il peso specifico del giocatore e per le parate. Allora, andiamo a sentire Skorupski, intanto rimani lì, ho capito che si è collegato anche Manfredi dai movimenti audio che entravano nella tua, nel tuo collegamento, quindi andiamo a sentire Skorupski e poi torniamo chiaramente a parlare in studio con i nostri inviati. Abbiamo detto tante volte, siamo trovati qua nelle big zone della Champions League, tu sei il migliore in campo, lo sei stato in Inghilterra, lo sei stato questa sera perché hai evitato dei gol già fatti, è vero. Che frustrazione c'è aver fatto il primo gol in Champions e non riuscire a vincere? Ci fa male, vi ringrazio per le opinioni che mi date, però ci fa male perché siamo stati in partita, abbiamo creato tanti. C'erano anche situazioni per fare gol, bisogna essere un pochettino più cattivi a tirare in punta perché le situazioni c'erano. Abbiamo segnato il primo gol in Champions, abbiamo pareggiato, poi abbiamo preso un altro gol, ci dispiace tantissimo perché io speravo di fare minimo pareggio, poi ci saranno altre tre partite in Champions, quindi la possibilità di andare avanti c'è ancora, quindi sono sicuro che io e i ragazzi, lo staff non molleranno e andiamo a giocarcela con tutti. Cos'è successo in occasione del primo gol? Mancava poco alla fine del primo tempo e Bologna è anche sfortunato, un po' pasticcia dietro, ma c'è anche un po' di sfortuna. Sì, siamo stati un po' di sfortunati. Cioè, bisogna essere un pochettino più concentrati quando mancano magari un minuto, due minuti, cioè aspettare, magari tenere il risultato 0-0 perché è molto importante andare con pareggio anziché sotto uno gol. Purtroppo è successo questo rimpallo, c'era giusto? Poi hanno creato situazione e hanno fatto gol. Mi sono anche un po' incavolato, però ci sono situazioni che succedono. Ripeto, bisogna essere un pochettino più concentrati quando mancano magari un minuto o due, bisogna gestire meglio la partita. Grazie. Abbiamo sentito il portiere del Bologna, devo dare l'ultimo stacco pubblicitario, poi ci sono ancora le pagelle di Jack e sentiamo anche dallo stadio Manfredi, Luca e chiaramente gli ospiti in studio. A tra poco. Sono Massimo Roveri e voglio darvi un'informazione importante. È ancora attivo lo sconto del 50% per lavori di ristrutturazione fino a 96.000 euro. Venite a trovarci in azienda entro il 31 dicembre. Scusate, è mia moglie purtroppo. Dicevo, 96.000 euro sconto del 50% entro il 31 dicembre. Mi raccomando, vi aspettiamo! roveri.com, via Bartolomeo Provaglia 5, Bologna. Sixten Sistemi per tenuta. Guarnizioni per oleodinamica e pneumatica. Una realtà internazionale presente a Bologna dal 1990. Progetta, produce in sede e commercializza una gamma completa e innovativa di guarnizioni. Tenute statiche, dinamiche, rotanti per basse, medie e altissime pressioni. Soluzioni per guarnizioni obsolete nelle mescole più idonee e verificate NBR, Viton, PTFE, poliuretano. Siamo a vostra disposizione dalle 8.30 alle 17.30 oppure H24 sul nostro store. Infortunistica Tossani.
Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Benvenuti nel TG Stracciari. Ci colleghiamo subito con Claudio Trombetta per una notizia bomba. Claudio, ti senti? Grazie Francesca, sono partiti i Black Day Stracciari. Su Ford Transit Courier, Connet, Customer Ranger in pronta consegna, subito in omaggio il pacchetto Tagliandi. E con l'attivazione dell'estensione di garanzia, in omaggio anche un kit di pneumatici invernali Bridgestone. Grazie Claudio. Ultima occasione per beneficiare della detrazione fiscale nel 2024. Ti aspettiamo nei Transit Center di Bologna e Ferrara. Anche tu guardi sospirando il tuo giardino in inverno? Goditelo tutto l'anno con le pergole bioclimatiche a lamelle orientabili. E per te, inguaribile terrazzomane, puoi vivere il tuo terrazzo in ogni stagione con le vetrate panoramiche certificate VEPA. Da oggi tutto questo è in edilizia libera. Scopri come risparmiare con la detrazione fiscale del 50%. Ma affrettati, fatti furbo, questo bonus scade veramente a fine anno. Raggini Sun Project. Pensa, progetta, vivi. Rigeneriamo. Quale futuro per le nostre città? La rigenerazione urbana è ora fondamentale per il nostro paese perché contribuisce a rendere più sostenibili e a misura d'uomo le nostre città. Venerdì 29 novembre, dalle ore 14 alle ore 19, Confabitare vi invita alla convention nazionale presso l'hotel Savoia Regency di Bologna, in via del Pilastro 2. Interverranno nomi illustri del panorama nazionale ed europeo. Ma com'è possibile? Mi dà ancora errore. Problemi con lo speed. Anche con la posta elettronica. Per via della lingua anche per me le cose erano difficili. Poi ho scoperto il punto digitale facile. Benvenuti nel punto digitale facile. Vorrei imparare ad operare lo speed. Ma anche a pagare le bollette da casa. E anche a guardare il fascicolo sanitario elettronico. Vieni a scoprire il presente con noi. Nel tuo comune c'è un punto Ravel digitale e è facile. Chiama l'800 141 147. Le pagelle di Jack e volevo sapere, ci sono sia Manfredi che Luca ancora collegati? Luca c'è, Manfredi non lo vedo ma ci sarà da qualche parte. Ci sono. Ok, hai sentito qualche parola di italiano? No, non sono riuscito a sentire italiano perché qua fuori ci sono gli elicotteri che girano per la sicurezza. Allora ero andato a vedere se c'erano dei disordini perché c'era stato un po' di trambusto all'inizio della partita, però in altre zone, siccome continuano a girare, sono andato a vedere, ma in realtà no. Okay. Ma aspettavo comunque di ascoltare italiano dopo. Ecco. Forse sento parole. Senti, che lo può ascoltare, senti l'elicottero. Tu sei in presenza. Senti no. L'elicottero. Però se senti ancora gli elicotteri, sono tutti qua che girano sopra in continuazione. Ok. Adesso sono in sala stampa. Grazie Manfred, torniamo per i saluti perché abbiamo 7 minuti sì. Prima della chiusura. E Luca, vedo che è ancora in mix zone, dove immagino non arrivi più nessuno, ma magari ci porterai gli ultimi no. Dati. No, non arriva più nessuno, ok. No, anche tutti i giornalisti francesi sono andati via, non c'è più nessuno, è rimasto Skorupski a parlare con la TV polacca, per il resto qui è deserto purtroppo. Ha un piacere francesi, portarvi ancora italiano. Qualcosa, ma... Dai, 5 minuti, aspetta che stiamo per chiudere, ma ci sono le pagelle di Jack e le ascoltiamo tutte insieme. Vai! Eccomi qua. Il migliore del Bologna, il portiere, e già non è un bel segnale. Partita da 7,5 in pagella, nonostante subisca 2 gol da Makuau, uno che non aveva mai segnato in carriera. Ha un tale feeling con la porta che se bussa quella di casa sua non gli aprono. Posce tira una pallonata in faccia a Freuler, che manca uno che si è fatto una canna una settimana prima se incontra Salvini dopo che gli hanno ritirato la patente. Peraltro, visto l'errore, il sospetto è che l'austriaco l'abbia fumata nel prepartita, vista la riforma del codice della strada invece che l'abbia fumata Salvini. Voto 5. Lucumi gioca da 6 come compagni di reparto, ma merita mezzo voto in più per il gol segnato.
Solito gran lavoro a centrocampo di Freuler, peccato per la pallonata presa in faccia che costa il primo gol. Avesse avuto il naso di Mkhitaryan sarebbe finito in fallo laterale. Voto 6,5. Ferguson 5,5, la condizione è ancora lontana, come disse la moglie di Albert Einstein quando lo abbandonò il marito: non ho più il fisico. Orsolini dà immediatamente fastidio alla difesa del Lille, come le corna che fanno male, come i denti quando spuntano, poi passa. Voto 5,5. Dalinga è molto più preciso quando è in fuorigioco, sotto porta commette un errore gravissimo, sarà pure come il ketchup, dice lui, che spinge spinge poi esce tutto, il rischio è che si valuti di riportarlo al supermercato perché il tubetto è difettoso. Voto 5. Ndoye, voto 5 più. Italiano non lo cambierebbe mai, manco fosse un fustino di detersivo in una pubblicità anni 70. Gli regala 85 minuti ma non ottiene mai la risposta che vuole, come quando dice a una donna: hai due gambe stupende, e lei ti dice: vedessi la terza. Questa l'ha capita solo l'avvocato. Eccolo, bene, bene, una chiusura di quelle che l'avvocato apprezza. A quest'ora siamo fuori dalla fascia protetta, d'accordo? D'accordo, d'accordo, va bene. Però poi va a finire sempre sulla donna e la politica. Bravissimo, vedi che hai capito. Peraltro è un legame indissolubile, ben lo sapete, lo insegna la storia. No, ma è giusto bello con noi, ci vedi. Bravo, l'hai inquadrato in due volte. Grandissimo, Mimmo, cioè proprio perfetto. Allora, sai come si dice? Si ride sempre col diavolo, mai con San Francesco. Vado a salutare i nostri inviati chiedendo se c'è ancora qualcosa che ci vogliono aggiungere, che abbiamo perso. Abbiamo veramente un minuto per chiudere. Parto da Luca, che lo vedo già piazzato. Luca. Sì, vi saluto confermando quello che ha detto Jack. Ecco, nel prepartita non ne avevo parlato, Mukau era un po' la sorpresa di un Lille che si doveva chiudere un po', alla fine ha fatto due gol, quindi ha avuto più compiti offensivi che non, e il Bologna ha preso gol per la prima volta da un giocatore che non aveva mai segnati. È il primo gol di fatto, Luca, della storia del Bologna regolare? Con l'Inter. Sì. C'è il Venezia. No, di solito ci dovrebbe essere forse un giorno di pausa, ancora Bologna non ha dato comunicazione, a meno che non mi sia perso qualcosa adesso, però di solito dopo la Champions League c'è un giorno di pausa, poi si lavora giovedì e venerdì e si va a giocare poi il sabato, la partita la sera sarà contro il Venezia per il campionato, per l'immediato futuro. Luca, allora noi ti ringraziamo veramente tanto, ci vediamo poi domani in Sport Today, grazie Luca. Grazie mille a tutti, buona serata. Vado a salutare anche Manfredi, a meno che non sia in sala stampa con la conferenza d'Italia. È andato via in elicottero. Però apri il microfono Manfred. Sì, sono appena uscito dalla sala stampa, che sta in italiano, che sta ancora parlando, però la falsa riga, la sintesi delle prime due risposte è che a lui la squadra è piaciuta e fino al gol del 2-1 erano in partita, poi da lì ovviamente si sono un po' tagliate le gambe, quel gol ha pesato, ma fino al 2-1 in sintesi lui ha visto un buon Bologna. Sinceramente fin lì sono d'accordo con lui, poi sul finale oggettivamente Lille ha mostrato di avere più qualità. Grazie Manfred, ci sentiamo con te in Sport Today nei prossimi giorni e chiaramente sabato dallo stadio per Bologna-Venezia. Grazie, buona serata. Benissimo, ciao. Allora chiudo velocemente anche in studio, però Mimmo ti chiedo adesso cosa deve fare Italiano, perché sabato, che è una partita chiave, perché dopo queste due sconfitte non puoi sbagliare, arriva una squadra alla Nina, perché hai capito che stiamo finendo, è molto intelligente. Venerdì, sabato non la puoi sbagliare per mille motivi, non perché il campionato finisca adesso, ma perché devi ripartire, devi ritrovare fiducia, devi scrollarti di dosso, no, questa macchia Ho detto prima, cioè, il campionato è una cosa, la Champions è un'altra. In campionato i ragazzi fanno bene, stanno facendo bene, sono strafiducioso io, quindi ho piena fiducia in questi ragazzi e nel mister Italiano. Quindi accantonare immediatamente questa sconfitta, questa amarezza che brucia dentro, e pensare direttamente al campionato, perché il Venezia è ultimo in classifica, ok, però verrà qua a giocarsela con il coltello tra i denti, quindi il Bologna, ora come ora, che è una grande, deve dimostrare che le grandi con le piccole devono vincere. E quello che ci auguriamo, Marco. Sì, ma guarda Sabrina, è un'altra bella settimana tu, perché tu hai il Venezia, che è una squadra che ha preso
davvero, insomma, una sconfitta pesante contro il Lecce moralmente. L'ho vista la partita, tra l'altro, tutta lunedì sera. Il Venezia ha dominato, il Lecce ha fatto un tiro, un gol, e è un copione che si è ripetuto per la squadra di Francesco. E in campionato tu sei messo molto bene a livello di classifica, ma devi fare in modo, insomma, che la forbice, certo, si accorci un po' con quelle più in alto. E poi martedì hai, certo, Monza in Coppa Italia, e io insisto che la Coppa Italia Bologna la debba prendere seriamente quest'anno, certo, perché molte squadre, poi abbiamo visto con l'Inter l'anno scorso, al di là della stagione del Bologna, no, che in casa ha perso 2-1, no, ed eravamo agli ottavi di finale ancora, credo ai quarti, no, insomma, ottavi, con l'Inter, bravo, agli ottavi, eravamo agli ottavi. Quindi il Bologna è un impegno che deve prendere molto seriamente, quello della Coppa Italia, quindi si aspetta un'altra bella settimana. Eh sì, martedì c'è il Monza e, insomma, inizia un'altra fase di coppe. Jack, con le pagelle ci hai detto tutto, anche l'avvocato, io non ho più tempo, se no ci tagliano. Avvocato, ci vediamo tutti sabato, ci sei sabato? In collegamento, sarò... Cioè, lui viene solo per la Champions, di fatto, io ho già capito. Ho già capito, tu vieni solo per la Champions. Allora duro poco. Esatto, allora praticamente ormai hai finito il tuo ruolo qua. Dai, siamo in ritardo con i tempi, beh, è andata come è andata, con solo Champions ci rivedremo chiaramente per la trasferta di Lisbona, comunque sia, sì, è una partita che si dovrà giocare e onorare sempre fino all'ultimo, e quindi grazie a Mimmo Maietta, tanto grazie davvero, grazie di cuore, voi, grazie a Marco Salicini, grazie a Jack Bonora, grazie all'avvocato Cardi, grazie in regia a Gabriele Vincis e a Amalio Maini, grazie a tutti quelli che si sono collegati e che abbiamo già salutato, ma soprattutto grazie a voi per averci seguito e buona serata a tutti. Solo Champions vi è stato offerto da Castellari, esperti di porte e finestre dal 1974. Chiama subito per fissare un appuntamento al 348 755 1851. BM Multiservice, sempre al tuo fianco, per ogni progetto. Ristrutturazioni, impianti elettrici, idraulici, fotovoltaici e di condizionamento. BM Multiservice. Sixten Sistemi per tenuta, guarnizioni per oleodinamica e pneumatica, una realtà internazionale presente a Bologna dal 1990. Masi Ristrutturazioni, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A, a San Lazzaro di Sabena. Scarica B-Taxi, la nuova applicazione di Cotabo disponibile sugli store iOS e Android. B-Taxi, tu fai click, noi arriviamo. Sono Massimo Roveri e voglio darvi un'informazione importante. È ancora attivo lo sconto del 50% per le ristrutturazioni fino a 96.000 euro. Venite a trovarci in azienda entro e non oltre il 31 dicembre. Do-d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 o